assolutamente, così molti di voi hanno potuto vedere, qui è proprio la, diciamo, si chiama il poliambulatorio, il poliambulatorio è nel Mentana Hospital che, come sapete, sta ospitando dei pacchetti di prevenzione speciali per gli ascoltatori di Radio Radio, che stanno andando fortissimo per l'uomo, per la donna, sulla cardiologia, per gli anziani, la nutrizione, eccetera. Quindi contattate il Mentana Hospital, perché Radio Radio ha ottenuto per voi una cosa, se non mi fate sentire dal presidente, che forse è almeno 140 euro per fare una cosa che costerebbe 400, quindi contattate il Mentana Hospital. Presidente, come va? Benissimo, anch'io sono felicissima oggi. Sono felicissima di aver ospitato questa ormai terza edizione della raccolta sangue insieme a Rossella Sensi, che dà sempre più evidenza di quanta solidarietà esiste nel territorio, ma anche, come diceva Ilario, ormai da tutto il Lazio vengono qui, e devo dire che va sempre meglio, risultati sempre migliori, insomma. Stiamo diventando, cioè, veramente una solidarietà mai vista. Quindi innanzitutto ringrazio i donatori per la loro sensibilità e perché ci fanno capire che con la solidarietà a volte si può fare molto, e con un piccolo gesto si può aiutare tanti di te. Assolutamente. Voglio salutare il direttore generale del professor D'Ambrosio, il prof. Ilario, è una giornata bellissima, è radiosa, è piena di sole, è piena di tante belle persone ed è piena di tanta sensibilità, di tanta umanità. Il presidente ha detto le cose giustissime. Io sono felice di averlo potuto organizzare. Ancora una volta, terza edizione, terzo successo. Abbiamo superato il record della scorsa volta. Puntiamo la prossima volta, puntiamo un altro record, puntiamo ad essere sempre bravi, sorridenti, pieni di giovani, bellissime, la squadra della Roma Calcio femminile, quindi che dire, è veramente un piacere. Piacere, e poi il check-up per Radio Radio, per i suoi ascoltatori, siamo felici di fare questa diciamo donazione anche noi. Assolutamente, perché è proprio un bene incontro alle famiglie, no? Mi fa piacere poi quest'anno che abbia donato uno dei nostri conduttori principi, Stefano Molinari, che è venuto qua con la famiglia. Prima stai benissimo, hai condotto la trasmissione, stai in onda, quindi non ti è successo niente, insomma. Le ragazze della Roma femminile qui come va? Noi tutto bene, siamo contenti di partecipare a queste iniziative, non a caso credo abbiamo scelto noi per essere rappresentati, perché noi anche battiamo i record sul campo e speriamo di poter... Come sta andando? Sta andando molto bene, devo dire che è un gruppo, come potete vedere, di tantissime ragazze giovani, molte di, non vedete presente il capitano e altre ragazze comunque che sono note all'interno della squadra, perché stanno facendo un corso di aggiornamento per allenatori. Però è una squadra che sta crescendo grazie anche all'aiuto dei nostri sponsor, che senza di quelli chiaramente noi non potremmo essere qui. E il Nomentana soprattutto. Il Nomentana sì, è il main sponsor, anche delle magliette bellissime. Quest'anno infatti vi ringrazio con i nomi dietro. Per noi, per il calcio femminile maschile, sembra quelle ufficiali. Per il maschile è una cosa normale, invece per noi è stato veramente un sogno che si è potuto realizzare grazie a loro, e speriamo di poter dare tutto quello che loro ci regalano all'interno del campo. Questo è un gruppo che sta crescendo, il calcio femminile, come sai, sta prendendo piede, e la cosa bella è che c'è dell'emozione dentro, e spero che riusciamo a trasmetterlo alle persone che ci vengono a vedere. Quindi anche faccio un appello agli ascoltatori: se vogliono venire domani, noi giochiamo contro la Folgore alle 14:30 al Pro Roma Calcio. Quando volete, io ti rinnovo magari a te, certo. Dico, e grazie ci venite a vedere. No, io l'unica cosa che poi cercheremo magari questo con Rossella Sensi, cioè anche gli orari sono importanti. Domani è domenica, se si gioca nello stesso orario dei grandi della Serie A, è chiaro che togliamo spazio e visibilità alle ragazze del calcio, del calcio femminile, cioè è da trovare anche degli altri orari. Sì, però insomma, voglio dire, per esempio domani in un caso specifico non si toglie nulla nel caso della Roma. La Roma gioca alle 20:45, la Roma femminile gioca il pomeriggio. Adesso forse tu ti preoccupi di un'altra squadra. No, ma io dico in generale. Io propongo per esempio di giocare 10:30 di mattina, alle 11. La Roma molto spesso gioca di sabato, di domenica sera, quindi nel caso specifico domani, le prossime appuntamenti, però non ci tolgono nulla, vuol dire, siamo molto sereni. No, ma non era questione di Roma Lazio.